Continua la perquisizione all'interno della sede della fantomatica setta Maia e anche numerose perquisizioni in diverse abitazioni, soprattutto di Roma Nord, dove si sarebbero consumati i reati. Due cifre, 15 le persone denunciate, 24 le presunte vittime. I dettagli nel servizio. Le immagini che vediamo sono tratte dai siti internet dove Omar Danilo Speranza, 62 anni, compariva. Una rete di attività, associazioni, gruppi da lui fondati, uno in quali era riuscito a inserirsi per allargare il suo giro. Su di lui pende l'accusa di violenza sessuale su due bambine e sulla madre di una di loro, avvicinate e raggirate proprio grazie all'attività di copertura di Speranza. Tutto faceva capo una vera e propria setta chiamata Maia, un migliaio di iscritti, ma lui, Speranza, ne era il capo, una specie di santone che diceva di togliere energie negative e guarire malattie, una copertura per le violenze e per vere e proprie truffe. Speranza millantava scoperte scientifiche, dava consulenze familiari, arrivando a raggirare le sue vittime al punto da indurle a liberarsi dei figli minorenni. Probabile fine, sottrarre i bambini al controllo e farne vittime di abusi. Convinceva anche a farsi intestare attività commerciali e a donare grosse somme di denaro. Gli investigatori che l'hanno arrestato stamattina a Roma stanno anche cercando di capire quali fini avesse Speranza nella sua recente attività nell'accreditarsi in varie associazioni di immigrati musulmani in Italia. Si sospetta che anche dietro questo vi fosse l'intento di allargare i raggiri. Vengono pure interrogate alcune vittime per capire se l'aspetto di abusi sessuali avesse dimensioni ancora più grandi.